Igor Giorgini della Tecor, si vista la vittoria dello scorso anno, si vista la vittoria della Coppa, insomma la Tecor è sempre la Tecor. Anche quest'anno è andato veramente tutto bene, abbiamo fatto questa sera una partita veramente eccezionale, non abbiamo concesso nulla a una squadra fortissima come CSM, abbiamo sempre comandato la partita, siamo andati sul 3-0 e da lì non abbiamo poi rischiato più nulla. Nonostante loro fossero una grande squadra, quindi questo è un grande merito per la mia squadra, perché questa sera veramente non hanno sbagliato nulla, è un successo meritato, per noi è una grande soddisfazione, perché riuscire a vincere per 2 anni di seguito tutti i trofei a disposizione non è molto facile, e quindi questo qua ci riempie di gioia. Senti, è stata una gara molto difficile, no? Tanto è vero che avete sbloccato il match al 20° del primo tempo, quindi sulla fase finale poi avete avuto quell'1-2 che vi ha portato sul 3-0, però il CSM non ha mai mollato. No, voi siete stati bravi a controbattere e poi ad allungare nel finale. Sì, la partita era difficile, lo sapevamo. I primi 15-20 minuti sono stati molto equilibrati, poi abbiamo avuto la fortuna di andare in vantaggio e in un attimo di sbandamento abbiamo fatto il secondo, anche il terzo. Da lì il CSM non ha mai mollato, però la partita è un po' cambiata a nostro favore anche da un punto di vista magari mentale. Loro non hanno mai mollato, perché poi ci hanno fatto 3-1, però alla fine abbiamo sempre mantenuto le distanze, rischiato poco, potevamo anche fare un altro paio di gol, però di più era difficile. Qual è il segreto che vi permette di avere sempre fame nonostante tante vittorie? Un po' come la Juventus, no? Anche se io tifo Roma, faccio comunque un esempio sportivo oggi in Italia di una squadra che vince e non si stanca mai di vincere. Ma questo deriva in qualche modo dal carattere di tutti noi che giochiamo qua. Questa è una cosa che ha contraddistinto tutti noi durante la carriera calcistica, quella agonistica vera, e è una cosa che non abbandona mai, quindi noi ci piace, siamo tutti amici, stiamo bene insieme, però ci piace anche gareggiare per vincere, e come abbiamo sempre fatto durante la nostra carriera, quindi questa cosa ce la portiamo avanti e lo facciamo cercando di impegnarci al massimo per cercare di vincere. Questo ci aiuta moltissimo, perché abbiamo un obiettivo, spesso ci riesce bene, altre volte magari ci è riuscito di meno qualche anno fa, però i segreti non è che ce ne sono tanti, è una caratteristica propria di tutti i nostri giocatori. Come si può migliorare una squadra come questa che vince in continuazione? Qualche ragazzo un po' più giovane. Siamo ormai diversi giocatori, sono ormai oltre i 40 abbondanti, nonostante ci sono da un punto di vista atletico, fisico, tecnico e tattico dei giocatori eccezionali per questo livello, però magari se riusciamo a trovare qualche giocatore un po' più giovane, bravo, che può star bene nella nostra rosa, noi saremo contenti. Adesso proveremo anche a farlo. Rinnoviamo i complimenti alla Tecora, Igor Giorgini, per questa doppia vittoria, campionato, coppa, per la Sportware, Emanuele Trementozzi. Buonasera.